Aveva solo 23 anni Davide Ancillotto quando si sentì male mentre giocava un torneo estivo a Gubbio. Un aneurisma cerebrale lo portò via alla sua vita e al basket. Nel prossimo fine settimana il suo nome verrà ricordato nel corso di un memorial a lui dedicato, denominato For Anci. Massimo Guerra, suo grande amico e giocatore di basket cresciuto nella Reyer Venezia, ci racconta cosa accadrà in nome di Davide. Il 27 ci sarà la presentazione di questo torneo che organizziamo, 3 contro 3 aperto a tutti quanti, al Parco della Bissola, al Parco Albanese, dove era il campetto storico, dove ci trovavamo a giocare tutti insieme e quindi ci unisce questi ricordi molto importanti. Abbiamo organizzato questo 3 contro 3 aperto a tutti quanti, il 29. La sera del 29 faremo una festa allo zoo in discoteca per ricordarlo, perché era un ragazzo splendido che gli piaceva divertirsi, a cui piaceva divertirsi, e quindi era giusto organizzare qualcosa anche per il divertimento. Il 30 invece, la domenica, la mattina ci saranno le finali del torneo 3 contro 3, sempre al parco, e al pomeriggio, insieme a una selezione di giocatori, suoi amici di Serie A, tra i quali ricordiamo anche Pittis, che farà la prima partita dopo il suo ritiro, insieme ai migliori giocatori del torneo, lo festeggeremo in campo come a lui sarebbe piaciuto. Tutti coloro che lo hanno conosciuto lo ricordano come un ragazzo solare destinato ad una grande carriera nel basket. Perché è una figura che credo, soprattutto in città, ma ovunque lui abbia giocato, ha lasciato dei ricordi incredibili, indelebili.